In compagnia di Tommaso Tricoli ci troviamo sempre da Conia di Curinga in occasione nell'ambito del quarto Open di calcio tavolo organizzato dall'Unione Sportiva Catanzaro. Dunque Tommaso, tu sei delegato consigliere regionale della Federazione Italiana Sportiva e Calcio Tavolo. Tastiamo e parliamo un po' della realtà della Calabria per quanto riguarda il calcio tavolo. Tutte e cinque le province sono attive, sono operative. Questa dimostrazione che la Calabria non ha nulla da invidiare alle altre regioni per quanto riguarda il subbuteo calcio tavolo. Sì, confermo tutto quello che hai detto e vorrei aggiungere che la Calabria da qualche anno ha un consolidato circuito regionale che a livello promozionale è fondamentale per questa attività sportiva, ludica, ludico-sportiva. Un circuito regionale che da poco peraltro si è allargato, è diventato un raggruppamento interregionale grazie proprio diciamo sotto la mia egida, si è allargato anche alla Puglia e con il recente progetto scuola portato avanti dalla federazione stiamo seminando anche in Basilicata esattamente a Potenza, quindi speriamo di vedere a breve i frutti. Ritornando alle province calabresi, Vibo in questo momento è la squadra che si trova più in alto diciamo rispetto a tutte le altre, poi abbiamo realtà consolidate come Cosenza e Catanzaro che si muovono molto, molti giocatori di Reggio si sono uniti a Vibo, il movimento è vivo, si organizzano tornei importanti, si partecipa a tornei federali di grande livello, Coppa Italia, campionati italiani e questo è un buon segnale che promette bene per la promozione di questa attività appunto. Un'attività, ne abbiamo parlato anche prima, che comunque sta tenendo testa alla PlayStation, ai giochi elettronici. Ecco, c'è un ritorno al subbuteo calcio tavolo grazie diciamo alla vecchia generazione che giocava a subbuteo, sto parlando degli anni 70 e dagli anni 80, però anche la nuova generazione, questo è un segnale positivo, è vicina e incuriosita dal fascino del calcio tavolo. Sì, dopo un periodo di declino fine anni 90 e inizio anni 2000, grazie a internet, quindi a qualcosa di estremamente moderno, ci siamo ritrovati tutti su forum, poi l'arrivo dei social, Facebook, questo ha fatto sì che rinascessero molti movimenti locali che poi si sono trasformati in un grande movimento nazionale appunto sotto l'egida della FISCT. Questo fa ben sperare, anche il fatto che abbiamo raccolto molti giocatori che giocano in modo diciamo vintage, il classico old subbuteo diciamo, chiamiamolo così, questo fa ben sperare per il movimento. E la cosa più diciamo bella per noi è vedere vincere dei tornei nazionali a dei ragazzi di 18, 19 anni, 16 anni che regolarmente ci fanno tanti gol, mi metto in mezzo anche io che gioco da tanto tempo, però questa è una soddisfazione perché giocare sempre con le stesse persone, giocare sempre con diciamo, il brizzolato di turno non era piacevole, e il fatto che ci siano tutti questi giovani è veramente una bella soddisfazione. Tommaso, per concludere, dunque un calcio tavolo che guarda al futuro con un rinnovato entusiasmo e tanto ottimismo. Beh, sicuramente appunto sia sotto il profilo dei giovani, sia il progetto scuola, sia questa voglia di giocare che c'è anche a livello locale ci fanno ben sperare con il massimo dell'impegno, perché noi poi alla fine siamo dei volontari, non aspiriamo sicuramente a essere riconosciuti al CONI, però non abbiamo dei grandi sostentamenti, facciamo quasi tutto in autonomia con l'aiuto di qualche sponsor quando capita, contiamo veramente di raggiungere numeri importanti.